Ciao a tutti amici di eximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Thrustmaster RAI 250C, un headset da gaming di tipo stereo. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte frontale troviamo un'apertura trasparente che ci permetterà di visualizzare le cuffie all'interno della confezione e il controller per l'attivazione e disattivazione del microfono. Nella parte alta sinistra troviamo alcune specifiche come i driver da 50 mm, un amplificatore per i bassi e un microfono unidirezionale. Le specifiche non si fermano nella parte frontale della confezione, ma bensì le troviamo anche nel retro della stessa, oltre alle caratteristiche tecniche dell'headset riportate in alcune lingue, tra cui anche l'italiano. Non manca inoltre un grafico del frequency response di questo headset. Ai lati troviamo inoltre altre informazioni, come nel fondo della confezione. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. La confezione presenta dei sigilli plastici che andiamo a togliere. Questo per preservare il prodotto da eventuali manomissioni, come possiamo vedere. Il sigillo è abbastanza grande, quindi si fa un po' fatica ad eliminare il sigillo. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo un poco. Allora, eccoci qui. Dai, che ce la facciamo. Ok. Un attimo di pazienza. Perfetto. Procediamo ad estrarre il set dalla confezione. Il microfono non è stato saldamente fissato, quindi ballava un attimo. Quindi troviamo il microfono che è staccabile dalle cuffie. Le cuffie stesse, ospitate in questo blister di plastica. Vediamo se ce la facciamo ad estrarle. Ok. Un po' difficoltosa l'estrazione di questo cavo. Vediamo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa non ci interessa. All'interno è presente anche un manuale di istruzioni e la relativa garanzia ed avvertenza sul prodotto. Quindi il bundle si compone di questi due opuscoletti, il microfono che, come abbiamo detto, è di tipo staccabile, quindi potremo sfruttare l'headset quando non giochiamo anche per ascoltare semplicemente la musica, grazie anche a questo cavo da 3,5 mm che potremo collegare direttamente ai nostri smartphone o al lettore MP3 per ascoltare la nostra musica preferita. Veniamo al dunque, quindi è presente un ulteriore adattatore che poi vedremo nel corso della recensione di cosa si tratta, e veniamo dunque alle cuffie. Come possiamo vedere, il design è molto particolare, i padiglioni sono di tipo chiuso e circolari. Abbiamo la possibilità ovviamente di regolare l'apertura delle cuffie in modo da calzare meglio sulla nostra testa. I padiglioni, vediamo un poco, si girano leggermente in modo da prendere la forma o comunque calzare meglio sulla nostra testa. Sono dotati di cuscinetti in morbido tessuto, come abbiamo detto i driver sono da 50 mm. È dotato anche di un pratico clip che ci permetterà di fissare vicino al nostro indumento durante le sessioni di gioco, in modo da non avere un fastidioso cavo che ci potrà intralciare. E niente, l'headset è molto carino. Sotto l'archetto è presente anche un ulteriore rivestimento in gomma che ci permetterà di non affaticare la testa durante sessioni di gioco o di ascolto. Ai lati troviamo anche la serigrafia Thrustmaster, sia nel lato destro che nel lato sinistro.
Troviamo di sotto l'ingresso da 3,5 mm per il microfono, che come possiamo vedere comunque non è placcato in oro, ma non dovremo avere particolari problemi di interferenze o altro. Vedremo nel corso della recensione sul nostro sito www.ximhardware.com ulteriori foto dettagliate e eventuali impressioni d'uso. Vi rimandiamo quindi alla recensione scritta. Un saluto da tutto lo staff.